Non voglio mettere nessun messaggio in primo piano, però vorrei abbassare un po' questa. Aspettate. Eccoci. Ma sì, così va bene, secondo me. Così va bene per me. Si vede tutto? Oh, questo non dovrei farlo, forse, eh? Prova, ok. Vediamo un po' se riesco. Però mi serve anche che questo telefonino sia acceso. E mi serve che vada su YouTube. Allora, innanzitutto connettiamolo al wifi. Poi entriamo su Telegram. Voglio il silenzioso. Allora, penso. Eccomi qua. Gezzo, ma che stai a fare? Cosa vuol dire che stai a fare? Oh! Allora, un attimo. Ho appena iniziato la live. Possiamo aspettare un attimo? Un attimo? E che cavolo, eh? Allora. Ecco fatto. Bene. Roby come al solito, il solito grande. Io non sto leggendo la chat in questo momento, eh. Io in questo momento non sto leggendo la chat, ragazzi. Ok, l'ho postata da entrambe le parti. Ora devo chiudere e aprirla. Eccoci qua. Ora posso vedere la chat. Ora in teoria posso vedere la chat. In teoria. Avete scritto solo questi messaggi? Genzo, ciao Roby, eccolo lì. Eccolo lì, Roby. Eccoci. Genzo, ma che stai a fare? Prepare, ragazzi, cosa vuol dire che sto a fare? C'è scritto cosa sto a fare. Sto a fare una live di cucina. Ecco cosa sto a fare. Semplicissima live di cucina. Una tranquillissima live di cucina, aggiungerei. Un pazzo, un folle, pazzo furioso. Boh, nel senso, ragazzi, è una live tranquilla. Voglio riattivare il canale YouTube. E il singhiozzo. Ma hai avuto un singhiozzo per tutto il giorno? Inizio la live, singhiozzo. Cioè, volevo fare una live tranquilla per riattivare bene il canale YouTube. Cosa fare? Cosa fare? Si riattiva così, in questo modo qua. Poi, pian pianino, ripostiamo i video. Lo streamer, sì, lo so, mi ricordavo qualcosa. Sono lo streamer noco. Allora, oggi, innanzitutto ci facciamo un bel bicchiere di caffeina, perché sennò qua non viviamo più. Prendiamo il bicchiere di Topolino. Un bel bicchiere di Natale di Topolino, eccolo qua. E ci lasciamo un po' di tè. Un po' di tè al volo. Ciao Bicchio, eccoci qua. Ciao Roby, Cappalicious. Pronti. Come lo vedete il video rispetto a tipo Twitch? Come si vede rispetto a Twitch, ragazzi? Bicchio versione YouTube, benvenuto. Ragazzi, non siate violenti. Chi sei? Ragazzi, cazzo, è stranissimo. Siete tutti quelli di Twitch probabilmente, ma i nomi sono a caso. Quindi non riesco a riconoscere. Mi manca Twitch, ma bicchio, ma porca puttana. Ecco, ci sono anche la luce qui sotto. Ragazzi, dovete aiutarmi, ragazzi. Dovete aiutarmi a riattivare il canale YouTube, quindi mi raccomando, mettete un like. Oggi andremo a fare una cosa da pazzi, una cosa veramente da pazzi. Non ho idea di come possa venire io. Non ho idea di come possa venire e di cosa possa venire. No, Love Gamer, non ti riconosco, è un problema, io voglio riconoscere tutti in chat. Vabbè, magari non sei uno dei ragazzi di Twitch.
Se siete uno dei ragazzi di Twitch, per favore scrivetemi il vostro cazzo di nome, perché altrimenti io come faccio? Io come faccio? Oggi a Gezzo gli ho chiesto che stava facendo e mi ha detto un attentato in Turchia. Secondo me tu sei gacchino, però non lo so, magari mi sbaglio. Facciamo un parmazzo pazzo. No. Allora. A parte che io sono dentro con YouTube senza account, cioè ti accedi alla chat. Andremo a fare una cosa un po' particolare oggi, ma avete letto? Ma va. Boh. Non sei gacchino? Boh, non lo so, allora sarai Don. No, un attentato in Turchia, non so chi lo direbbe, forse dorme. Forse dorme, non lo so. Lo gamer un folle. Vabbè, ma non sappiamo chi è. Forse dorme, chi lo sa? Non lo so, ragazzi. Vabbè, allora. Voglio fare una carbonara. Ma non ho il guanciale e non voglio usare nessun tipo di animale. Quindi ho detto, cerchiamo su YouTube, cioè cerchiamo su internet una carbonara vegetariana. Oh, vi giuro, provate a cercare ricetta carbonara vegetariana, non la trovate. Trovate solo carbonare vegane. Cioè, il vegetariano lo mangia l'uovo. Perché io invece di sostituire solo il guanciale devo sostituire tutto? Uno mi diceva, usa questo, marina questo, fai questo qui. E poi, per la carbocrema, usa dei peperoni gialli tritati e frullati. Oh! Ma io le posso mangiare le uova? I vegetariani le possono mangiare le uova? Ma che cazzo? Ma che cazzo? E allora, come al solito, ho detto... Micchia, ho già chiuso la stream. Lo so. Lo so, è normale. Io sono Roby, lo so Roby che sei tu. E quindi ho detto, come al solito, toccherà risolvere la situazione. Come risolvere? Con la mia inventiva, con la mia solita inventiva alla Genzo. E quindi ho detto, mariniamo del tofu tagliato con salsa di soia e pepe nero. E questo sarà il nostro guanciale croccante, se vogliamo. Se vogliamo e anche se non vogliamo, perché questo è. E questo ci facciamo andare bene, sperando di ricevere, dato che l'ho tagliato piccolo, speriamo di ricevere una croccantezza tale. Ragazzi, ti sei dati no, visto che sei gacchino allora. O sei gacchino, oppure sei un'altra persona, però non possiamo dire il nome di questa persona. Dato che, ragazzi, faccio la cacca di so... Ah, ragazzi, due emote nuove, ma non riesco neanche a fare il due bene. Due emote nuove su Twitch stasera. Due emote nuove su Twitch. Incredibile. Ma se provi a portare Fortnite su YouTube, secondo te fai news? No, Robby, assolutamente no. Ma sai che c'è? Non me ne frega neanche un cazzo. No, YouTube lo voglio usare per i video, ragazzi. Lo voglio usare per i video, non per le live. Fai vedere il 2, eccolo. Vedete la differenza? Questo si apre bene. Questo invece... Questo è il massimo di apertura. Invece che così faccio un po' fatica. Facciamo scaldare l'acqua e ci mettiamo la pentola sotto. Iniziamo a riempire l'acqua della pasta, perché questa pasta qui, in quant'è che si fa? In quanto si fa, ragazzi? La carbonara, in quant'è che la fate? Io di solito ci metto giusto il tempo della cottura della pasta, ma fine, basta, no? E per questo piatto cosa useremo? Cos'è che usiamo? Che pasta usiamo? Non c'è un cazzo in casa. Allora, usiamo queste pennette qua. Queste pennette qua gigantesche. No, scherzo. Questa è una pastina. Mini pennette, molto simpatiche. Madonna, stavo per ammazzarmi. Allora, toccherà usare queste. Non ho altro. Candelone di Gragnano. Eccole qua, i candele capant. Queste useremo. I candele capant. Questa è la pasta che utilizzeremo oggi. Candelozze di dinamite. La pasta sul fuoco. L'abbiamo messa.
Da me piove sempre, lo so. Anche da me. Insomma, io non cucino, cosa ti devo dire? Niente. Devi stare qua per farmi compagnia. E per imparare i segreti della cucina. Log gamer sono sì, è Noco, è Noco. Grande Nico, wow, veramente. Grande Nico stasera, grande Fortnitos. Dacchino, stasera si gioca sì a Fortnite, però bisogna vedere un po' perché. Bisogna vedere chi prende il posto, perché tra lo stream è scomodo, Pleaser, Firefox e Luca chitarrista che c'è sempre, mio fratello, bisogna un po' vedere chi riuscirà a vincere il posto per giocare con Genzo, perché sono solo tre. Lo streamer Nabucodonosor. Bellissima, bellissima, complimenti, proprio bella. Io, c'è anche Roby, cazzo, stasera. C'è anche Robby stasera, pensavo non ci fossi Robby, perciò non ti ho nominato. Quindi, nel senso, è un po' dura, ragazzi. Cos'è caduto? No! No, non ci credo! No, è caduto! È caduto il cazzo Bushi, ragazzi! Meno male che l'ho preso in tempo prima che esplodeva tutto! Non so se lo sapete, ma il cazzo Bushi è un alimento che non può stare per terra. Se tocca il pavimento per più di 15 secondi, esplode la palazzina dove siete voi. Quindi occhio, ve lo dico per voi. Allora, questo mi serve e mi serve anche. Ah, questo mi serve. Questo mi serve. Allora, da qua non mi serve più nulla. Chiudiamo. Sì, chiudiamo. Prendiamo la nostra ciotolina. La nostra ciotolina. Dipende da che ora fai Fortnite. Un posto riservato a Bicchio o muore Mattarella? Sì, Bicchio non ci gioco mai insieme, quindi stasera è un posto riservato a Bicchio. Anche a te che non è bel caso. Comunque era tipo su Twitch di Unreal Engine stanno trasmettendo la nuova creativa 2.0. Non me ne frega un cazzo, Roby, della creativa. Io odio la creativa di Fortnite. È solo per i bambini che vogliono allenarsi a costruire. L'ho detto ragazzi, l'ho detto, è solo per i bambini. Ciotola. Allora, cosa andremo a fare qui? Apriamo un po' la finestra che inizia a esserci un certo clima di puzza di merda. Allora, cosa andremo a fare qui? Andremo a creare la nostra carbocrema. La carbocrema. E andiamo a utilizzare delle uova biologiche, perché ragazzi, che ve lo dico a fa. L'uovo biologico. Comunque ho fatto 5 minuti di ritardo in questa live perché stavo per saltarla, ve lo giuro, lo sapete? Per un attimo ho pensato, ecco qua, salto la live. Sapete perché? Perché Chiara era sul letto seduta, appoggiata al fondo del letto, e io ero lì che dormivo tra le sue gambe. Ho messo la sveglia, ho detto adesso mi sveglio e vado in live. Ci ho messo veramente tanto a svegliarmi, ragazzi. Ci ho messo veramente tanto. Però ce l'ho fatta, però ce l'ho fatta. Il solito pisolino alla Genso. Quello, ragazzi. Ci vuole tanto, ci vuole. Oh, ma questo uovo è rotto. Oh, shit, questo uovo è rotto, man. Cerchiamo di salvare almeno il tuorlo. Adesso vi leggo, ragazzi, in chat, eh. Sicuramente avete scritto qualcosa di molto interessante mentre non c'ero. Chi è? Chi è? Arrivo, scusa un attimo. Sto lavorando un uovo rotto. Sì. Sono in live su YouTube, amore. No. Perché ho detto facciamo questa live pazza, dai. È per quello non mi vedevi. Amore, no, dai. Che top cake, vieni su YouTube. Ah, ma devi entrare? È già andata via, vabbè. Che malinteso simpatico questo. Ecco qua. Eccolo Luca, il più forte di tutti. Genzo, il dio della cucina, dai. Mamma mia, Genzo. Ciao Alessandro, come stai?
L'ulterista oggi stava in live da me a chillare su Hollow Knight. Canta Mary Fresh in live. Adesso la canto. Sono Romero. Non è vero, Bicchio. Non è vero. I più preparati. Sì. Ma non è che Alessandro che è entrato in live, Alessandro Bagliolid, è bisteccona? Così, su due piedi. Mi viene in mente così. Tac, dal nulla. Madonna, ogni volta devo abbassarmi. Non lo posso mettere da qualche altra parte sul telefono, così non devo abbassarmi come un rincoglionito. Da notare Pop Socket di Hello Kitty, ragazzi, il più bello del mondo, cazzo. Oh, oddio! Oddio, non è che mi permette di incastrare il telefonino qua perfettamente alla perfezione. Sì, bisteccona si chiama Alessandro. Cioè, si chiama Alessandro su Telegram. Ragazzi, ma mi vedete laggare? Perché ogni tanto vedo una certa tirata di lag clamorosa. Bisteccona oggi è venuto a casa tua. Davvero, Bicchio? Bisteccona si chiama anche Mario. No, è impossibile. Ale Furbiz. Ma questo è il suo nome di Fortnite, Gacchino. State veramente impazzendo. Vabbè, tolgo il caricatore. Quando diventa rosso... Oh, ragazzi, almeno così riesco a vedere, anche se sono lontano un chilometro. Se no non vedo un cazzo. Allora, abbiamo messo le uova qua dentro, solo i tuorli. Almeno, solo i tuorli e mezzo di questo uovo spezzato qui, che non riusciamo a prendere del tutto. Adesso, ragazzi, guardate cosa cazzo c'ho qua. Guardate cosa cazzo c'ho qua. 7, va bene, Gacchino. Guardate cosa c'ho qua. Pecorino di Amatrice. Sapete cosa fanno ad Amatrice? A parte i terremoti. Fanno la matriciana. E cosa usano? Il pecorino. Usano quello stagionato. Questo non è stagionato. Come vedete, infatti, è morbido come il mio polmone e un sacco di altri organi, che sono tutti morbidi. Pochissime cose del nostro corpo sono dure, oltre le ossa. E andrò a utilizzare questo per creare una pappetta un po' più swag e un po' più saporita. Io credevo fossero solo i terremoti, no, invece no. E in più andrò a utilizzare questo pecorino romano DOP per creare un pecorino romano impero. Quindi andiamo a ricoprire questa carbocrema di talmente tanto formaggio da farla diventare una pasta cacio e pepe quasi, e talmente tanto pepe da... Porca puttana, uccidere un bambino di 7 anni. Prendiamo una forchettina, perché non abbiamo la frusta, perché non siamo... siamo mica esperti qua. L'ho scritto prima che lo dicessi, non penso. Come state, ragazzi? Molto bene, Luca, molto bene. Tu come stai? Tu come stai? Comunque, ragazzi, oggi mi sono svegliato male. Se devo dire la verità, mi sono svegliato male. Ho passato ieri sera una foto a Dario Moccia. Era una foto un po' particolare, una foto un po' divertente, però non posso dire che cos'è, però era una foto veramente divertente, però se non la aprivi bene non si notava quel particolare. Sembrava una foto normale. Mi sono svegliato stamattina pensando di svegliarmi con la risposta di Dario, una risposta molto simpatica, e invece mi sono ritrovato con la foto con un pollice così. E quindi ho pensato, ha visto il meme e mi ha messo il pollice perché non gli ha fatto ridere, o non l'ha visto? Rimarremo con questo dubbio per sempre. Abbiamo capito, però da te non me l'aspettavo. Cosa non hai capito, Tony? Cosa devo dire adesso? Noco, non ti devo chiamare Tony, devo chiamare Noco. Il problema di questi formaggi molli è che se tu vai a prendere la grattugia e grattugiarli, molto buono, fanno fatica a grattugiarsi perché rimangono tutti qui a cremina, tipo. Ma noi ce ne fottiamo, te lo facciamo uguale. Vedete, guardate qua. Si forma questa cremina qua che ci sta sul cazzo, enormemente sui coglioni. Ma noi la facciamo lo stesso, perché
perché ci serve, questo pecorino serve per salvare delle vite, capito? Cioè, va oltre la cucina, va oltre la cucina. Qua stiamo facendo la prima carbonara commestibile per Chiara. Chiara non mangia una carbonara da secoli, anzi non so se l'ha mai mangiata buona. E quindi noi stiamo andando a fare una carbonara con questo tofu che speriamo sia un sostituto adatto per il guanciale, per creare una carbonara che vada oltre l'inimmaginabile, che vada oltre la cucina, ma sia qualcosa di mistico, qualcosa di superiore, qualcosa di elegante, qualcosa di prezioso, qualcosa di atomico. Cosa fai il resto della vita, James? Ciao, Luso. Cucino. Eccomi qua. Cucino tutta la vita. È come se fossi morto e quella è la mia punizione dell'inferno. Dover cucinare per sempre, per delle pance insaziabili che devo sfamare in continuazione. No, scherzo. Comunque faccio un po' di cose, però voglio tornare su YouTube. Voglio tornare su YouTube, Luso, quindi... E poi faccio live tutte le sere. Faccio live tutte le sere su Twitch. Quindi se vuoi passare a salutare qualche sera di queste, vieni su Twitch. C'è tanta bella gente, tanta gente simpatica. C'è anche di nuovo Genzolandia, punto esclamativo Telegram, su Twitch però non qui. E via. Nella carbonara ce la metti la maionese, un pizzico, non troppo, un pizzico. Volete presente il problema di Fortnite della data? No. No. È vero, c'è anche lo streamer Noco in live, eh? E un'altra cosa molto importante, facciamo un sondaggio in chat. Voi preferite la maionese italiana, questa qui è una classica Calvé, o la Kewpie, la maionese giapponese? Importante. Madonna, non so mai se si vede il bambino. C'è un bambino qua sopra, lo vedete? Eccolo! Eccolo, guardatelo! Guardate quanto è inquietante sto bambino! Cioè, immaginate avere un logo di una maionese con un neonato con sto ciuffetto in testa che sembra di un film dell'orrore. Boh, veramente inquietante. Veramente, veramente inquietante. Cringe, boh, vabbè. Cringe la maionese giapponese. Lo streamer Protocol, boh. Avete visto Callisto Protocol? Cosa ne pensate, ragazzi? Cosa ne pensate di Callisto Protocol? Penso sia una... cagata gigantesca. Dopo 3 secondi diventa una merda. Ha ragione Luca Cringe. Fottetevi allora tutti quanti, fottetevi tutti, dai, fottetevi tutti, non mi interessa più del vostro parere. Io so che qualcuno avrà apprezzato quello che ho fatto. Mettiamo un altro ovetto perché ragazzi siamo in tanti a mangiare questa pasta. È diventata liquida, sapete cosa vuol dire? Che ci vuole altro formaggio. No, dicono tutti che è carino per tot tempo, poi diventa ripetitivo come la merda e terrificante. Diventa proprio terrificante, dicono. Quindi io mi fido, ho visto qualcosina e quello mi è bastato. Purtroppo anche tipo ho visto God of War, mi sono spoilerato tutto God of War, non avendo neanche finito il primo. E ho visto che però, e se, un gran giocone, gran giocone, Ragnarok dico. Però hanno veramente allungato il brodo in una maniera allucinante, ragazzi, eh. Hanno allungato il brodo di God of War in una maniera allucinante. È seriamente... Oh, sta crema non si solidifica, boh, non lo so. Hanno allungato il blog in una maniera allucinante. Cioè, orde di nemici che sono lì solo per farti perdere il tempo della trama, perché palesemente sono lì per quello, perché altrimenti non ci sarebbero. Perché il primo era molto più... Il primo nel senso, no, la prima saga, quella vecchia del PS2, così, era molto più tranquilla. E, a livello di storia, ma c'erano orde di nemici e tu le spaccavi tutte a modi Musou, a modi Devil May Cry, no? Prendevi, volavi, ammazzavi tutti, teste di qua, di là, devastante. Ora vediamo un Kratos. Oh, guardate che bella carbo crema che è uscita adesso. Ora spacca.
Ora vediamo un Kratos che è cresciuto e ci sta. Cresciuto che ci sta. Però cazzo, ragazzi, ci sta a far fuori i boss in tanto tempo, perché le boss fight contano e tutto quello che volete. Ma veramente far fuori i nemici normali in 20 minuti perché ci metti 50 colpi ad ammazzarli? Cioè, mi sembra un po' assurdo. Sei comunque Kratos, non un coglione qualsiasi. Cioè, questa cosa non l'ho mai capita. Questa cosa non l'ho capita, sinceramente. Per il resto, vi dico, vabbè. Vabbè, va bene così, dai. Mi sono perso un po' di messaggi, eh. A me piace FNAF, non giocheremo mai. Veneze tarocca, no, Roberto? Quando sei per report, mandami un messaggio. Bicchio, avevi detto che c'eri stasera. È irrispettoso da parte tua venire solo quando apro Fortnite. Se posso, eh. Se posso. È come ai tempi quando facevo il reaction musicale e uno scriveva: quando fai la mia canzone, taggami. Ma come taggami? Oh, tu stai qua, tu stai qua per tutto il tempo, ti ascolti tutte le canzoni e poi sentiamo anche la tua, forse. Forse. Ma sto scherzando, Vicchio, ovviamente sto scherzando. L'avete visto che... Basta te. Avete visto che ho sempre scritto quando si fa Fortnite alla fine, perché lo so che siete dei mongoplatticids. Allora, questo è il mio tofu. Però non si farà mai croccante, lo sappiamo che non si farà mai croccante perché il tofu fa schifo. Quindi, non fa schifo, nel senso perché è morbido e bagnaticcio, lurido e schifoso. Quindi, come fa il nostro grande Bruno Barbieri con il guanciale, che è una cosa che ho preso da lui questa, me l'ha insegnata quando abbiamo fatto un corso di cucina insieme tanti anni fa, una bravissima persona Bruno. Mettiamo un po' di burro nella padella, mettiamo un po' di burro nella padella e andiamo a creare il nostro tofu croccante. Ragazzi, le campane qua da me suonano ogni quarto d'ora a momenti, è disgustoso quanto siano fastidiose le campane qui. Non ci si può fare proprio niente, ci si può solo, non lo so, no. Posso raccontarvi una cosa che è un po' illegale, non l'ho mai raccontata. Me ne assumo le responsabilità, è successo tantissimi anni fa, ero ancora un bambino. Facevo soft air e avevo due fucili, uno più potente e uno meno potente, diciamo così. C'erano dei miei amici qui a casa e ci stavamo divertendo e cazzeggiando così. A una certa ho preso il fucile e non lo so, tra una cosa e l'altra, tra un divertimento e l'altro, no? Sapete com'è tra ragazzi, ci si diverte così. Non so se sapete, ecco, il burro ci sta, quindi buttiamo dentro il nostro tofu. Sai, tra una cosa e l'altra, sono ragazzi, ci si diverte così, in questi modi qua. Non so se lo sapete, ma se io mi affaccio dalla finestra di mio padre, che è un finestrone bello gigante, c'è l'oratorio, perché sono al quinto piano e il mio oratorio dista 3-4 metri dal mio portone. Quindi vedo tutto l'oratorio dentro. Vedo il campo da calcio, vedo il campo da pallavolo e vedo i gradoni dove ci vanno sulle persone a sedersi lì coi tavolini per il bar e così, no? Allora, io e i miei amici, in preda alla goliardia, alla pazzia, cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, ma sì, spariamo qualche... C'era gente che conoscevamo sotto, nell'oratorio. Abbiamo detto, ma sì, spariamo qualche colpo. E poi ci nascondiamo. Cioè, io, ovviamente, da coglione dicendo, così non vedono da dove arriva il colpo. Tutti sapevano che io abitavo lì. Allora prendiamo il suo fucile, un po' palombella per gli arrivare belli lontano, arrivavano i tizi sui tavolini che guardavano in alto e noi giù, come dei coglioni. Boh, e noi ci spaccavamo la risate per sta stronzata. Boh, non lo so, è andata così. Ah, strage di bimbi. Siamo toscani. No, Manuele, non sono toscano io. Non sono toscano. No, non ho trivellato l'oratorio. Non era neanche vero. Non era neanche vero uno dei due fucili, ragazzi, eh? Non diciamo queste fesserie in chat. Nessun fucile era vero, non ho maltrattato nessuna persona.
Però ecco, ci siamo divertiti così. Ci siamo divertiti così. Io farei questo, insomma, con le asce. Non penso che esistano asce finte da sotterra, lo sì, no. L'acqua bolle, sapete che ora è? L'ora del sale nell'acqua. Voi come pesate il sale nell'acqua? Io ho una pesa nella mano. Ho una pesa nella mano. Prendo e faccio la mano. Il guanciale sta diventando croccante, forse, non lo so ragazzi, non lo so, non so come cazzo funziona sto guanciale di merda, non lo so come funziona sto guanciale, che palle, devi diventare croccante cazzo, se no è uno spreco questa ricetta, hai capito, merda. Ho visto su internet tra l'altro che c'è, e quando li trovo la riproverò, o forse li compro online, questi striscettini di pancetta vegetariana, cioè è proprio una cosa, un misto tra soia e così, ma è proprio fatto gusto pancetta, fighissimo, e voglio assolutamente provarlo. Però non ce l'avevo e quindi ho provato col tofu, ragazzi. A me hanno sparato con un fucile una volta. Non credo che sia vero, Bicchio. A meno che intendi con un fucile da soft air. Vi ho mai raccontato quando giocavo a soft air? Ho dei begli aneddoti io di quando giocavo a soft air, lo sapete? Per esempio, una volta ero nascosto in un capannone, così, che stavo cambiando il caricatore, arriva un tizio che corre dell'altra squadra, Nico, mio vecchio amico, che sapeva che io ero lì dietro perché sentiva rumori, corre così, arriva davanti al garagione, alla porta del garage, perché era un capannone con una porta enorme, mi sta per sparare, ma scivola su un piccione morto. Ve lo giuro, c'era un piccione morto per terra, lui scivola su un piccione morto e cade. E noi lo eliminiamo. Ne ho di storie molto, molto impressionanti così. Hai ancora il buco? Ma come cazzo è possibile, scusa? Quelli da sorteggio sono limitati a un joul, non possono fare buchi. Se ti fanno il buco vuol dire che è modificato in un modo un po' brutto. Non dovrebbe poter farti male. Boh, non lo so come verrà sta pasta, ragazzi. Era a distanza vicina ed era raffica. Ah, ti hanno sparato con più di un colpo, quindi. Allora, questi sono 500 grammi. Andiamo a pesare, ma facciamo le cose come si deve. Non mi va di fare troppi grammi per niente. Magari viene fuori una pasta di merda, poi, quindi non mi va. Allora, prendiamo un piatto. Piatto. Questa pasta qui, ragazzi, questa pasta qui di Garagnano è incredibile. L'unico problema è che si distrugge, quindi dobbiamo toglierla alla... molto prima che al dente. Allora, così. Oh oh oh, c'è un po' di pizza di bruciato. Eccolo qua. E sta diventando bello croccantino, eh? Questo qua, ok. Boh. Sono così giusto per arrivare a quella cifra. E siamo a posto. E let's go on the plants. Let's go on the plan. Comunque ragazzi, ho impostato un emote per i follower stasera. Cioè il live su Twitch. Ho impostato un emote per i follower. Ho messo la faccia di Raptorium. Bello grosso. Così se lo spammate in chat si vede che è Raptorium. Comunque quanto cazzo larga la live su YouTube. Ma porca puttana. Assaggiamo un tofu. Ah! Ce l'ha, eh? Ce l'ha quel qualcosina di guanciale, però gli manca qualcosa. Troppo molliccio.
Però ti lascia un bel sapore pepato in bocca. Quello è una buona cosa. Quella è una buonissima cosa. Il fatto è che il guanciale ti lasciava un sacco. Il punto del guanciale è che ti lascia un sacco di grasso. Che tu vai a coinvirci con qua, vai a comunque creare una bella cremina, bella saporita. Qua, il tofu è asciutto, come non so cosa. È asciuttissimo il tofu, quindi boh, non lo so. Un mio amico ha una pistola caricabile a gas da 2 joule, una pistola normale 3. Minchia, che male. Lo so, la pistola fa molto male. Cos'è che non trovi, Luca? Cos'è che non trovi? Non lagga. No. Comunque gente nuova non viene. No, vabbè, ogni tanto viene qualcuno. Ogni tanto viene qualcuno. Ah, l'emote è su Twitch, non su YouTube, Luca. Non l'hai vista? Non l'hai trovata? Magari me l'hanno rifiutata. Immaginate me l'hanno rifiutata per... Perché è di Fortnite e quindi non si può. Ma scusa, ma hanno accettato Raptorian a coso intero? Perché non dovrebbero accettarmi? Oddio, mi ha volato via il topo. Ma hanno accettato Raptorian a corpo intero? Perché non accettarmi la faccia di Raptorian? E c'è anche un'altra emote per i sub, ragazzi, che non è a tema Fortnite, però è molto, molto simpatica. Stera la vedrete. Comunque ho visto anche che, adesso lo faccio andare un po' a fuoco basso così, ho visto anche che molti di voi, ho saputo che Raptorian è stato usato 200 volte fuori dalla mia live. Chi cazzo l'ha usato 200 volte Raptorian? E in che live l'ha usato soprattutto? Questa cosa qua vorrei un po' scoprirla, in effetti. Però amen, dai, non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai, probabilmente. Dance. Tutte le emoji blu sono PNG di Google. È giusto così. È giusto così. Basta che non ci sia il copyright sopra, ragazzi. Poi le emoji possono essere qualsiasi cosa, Poi ovviamente se metti la faccia di qualcuno e quel qualcuno non vuole, si incazza, però... Notate una cosa? Sto iniziando a prendere questa. Zero zuccheri e zero caffeina. Perché... Penso che la caffeina sia una delle cause del perché rimango troppo sveglio di notte e di giorno sono disintegrato praticamente. Questo olietto che ci è rimasto qui andiamo a metterlo qua dentro, lo usiamo a mo' di liquido del guanciale, perché bisogna prendere la pasta, cioè come si dice, no? Non mi viene il termine, pastorizzare l'uovo. Dobbiamo pastorizzare l'uovo, quindi pastorizziamolo. Con questo olietto qua penso venga più o meno la stessa cosa. Eccoci. Sarà una carbonara un po' particolare, ragazzi, lo so bene, però secondo me ci sta. Non vado a fare la roba del cucchiaio, cioè della carta assorbente, perché tanto il guanciale diventerebbe croccante, quello lì no invece, quindi chi se ne frega. Un attimo che... Oh, 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 oh. Ah, un cucchiaio è molto meglio. Con la forchetta ci metto 6 anni a fare sta roba. Vabbè, però sbattere è meglio la forchetta. Ok. Pasteurizzator. E via. Prendiamo un po' di acqua di cottura. Che dite? No, dai, dopo tanto la aggiungo un po' con l'acqua di cottura della pasta. Dovrebbe sistemarsi. Dovrebbe sistemarsi tutto. Madonna, guardate che nervoso, perché i cucchiai scivolano così tanto? Mamma mia. Ho fame. Quasi, amore, quasi pronto. Cicerieme si sa per uccidere 15 minuti. Quando è uscito l'attore nello shop l'ho shoppato. Davvero, Roby?
cringe. Luca, io leggo i messaggi in ritardo, quindi non so a cosa vuoi, cioè a cosa tu ti riferisci quando dici cringe. Dovresti scrivere cringe e scrivere il soggetto almeno, così capisco a cosa ti riferisci. Madonna, comunque ragazzi, spero proprio, stasera dice quando gioco a Fortnite, spero proprio di trovare una cassa, ve lo giuro. Luca ieri mi ha detto che ha trovato una cassa, spero di essere così fortunato anch'io stasera. Troppo al dente, troppo. Magari una bella cassa, lo so. Ci sta, ma infatti c'è la missione quella lì di aprire 7 casse in una partita. Cioè, ma come cazzo fai? Impossibile. Devi essere Jesus Christ per trovare 7 casse. Boh. Roby, io appena arriverò a 1200 lo comprerò anch'io Raptorian. Adesso tra poco sono a 1000 di back. Vorrei comprare la skin da nuova da 4 euro, devo dire la verità. Devo dire, se oggi arriva una sub in live su Twitch, se qualcuno si sabba, compro la skin nuova da 4 euro con 600 V-Buck. Perché devo dire la verità, spacca, fighissima quella skin, fighissima. E in più ti danno 600 V-Buck. Cosa fai, li butti via? 600 V-Bucky? Si compra una bella skin di Natale al massimo. In che senso cassa? Ti trovano un botto in tutte le partite. Roby, te lo spiegherà lo streamer scomodo. Cucini la... Bicchio. Non riesco... Cioè, vi rendete conto che non riesco più a fare così? Cioè, questo non riesco più a farlo con questa mano, perché non riesco a raddrizzare per bene il dito così. Questo è il mio massimo. Devo fare così. Cioè, sembra un cretino che faccio così. Devo spostarmelo col naso, ecco, faccio così. Non è tanto bello, No. La persona più fastidiosa del mondo, mio padre, quando gioca a FIFA. Incredibile. Io l'ho comprata, Roby, sei pieno zeppo di soldi. Compri un sacco di skin, ma mai la sub da gelso, devo dire la verità. Quando vanno dette le cose, vanno dette, Ora faccio come... Non so se avete visto, era uscita una clip di una streamer incazzatissima che fa tipo, in inglese, che fa tipo, no, se voi non comprate la sub, non è perché non avete soldi, ma è perché siete degli sfigati che non riescono a risparmiare 5 dollari per fare la sub da me. Non siete abbastanza responsabili da risparmiare 5 dollari per fare la sub da me. Oh, ma che tiro di merda. Veramente disgustosa questa tizia. Però io la penso così per Roby. Roby non ha i soldi per fare la sub da me. Allucinante. Veramente allucinante. Allora, ragazzi. Siamo arrovati al momento clou. Siamo arrivati al momento clou, la pasta è pronta. Ma su casa, è vero. A 10 euro, a 10 like mi sabbo da Genzo, non si possono fare i like al commento. Credo, non so come funziona, credo, ho detto. Allora, prendiamo questo con la pasta rosa. Scoliamo la pasta insieme. Facciamo ancora un po' croccante il tofu. Spegniamo. Basta, allora. Boh. Ma non ti preoccupare, Roby, ma stiamo scherzando. Anche Bicchio non l'ha. Infatti l'unica volta che Bicchio si è sabbato è quando il Gacchino gli ha regalato la sub. Non ti sentire in colpa. Se c'è anche gente come Bicchio che dona 10 euro ma la sub non la fa... Stai tranquillo, Roby. Non succede absolutamente nothing. Allora, non mi serve più questo. Perché li ho rimessi? Perché sono un coglione. Prendiamo questa, la carbocrema. E senza andare troppo a scolare di acqua di cottura, perché ci serve per mantecare,
buttiamo dentro questa pasta che si è disintegrata tutta, come avevo detto esattamente. 15 euro, 16 in realtà. Ho finito i soldi, Genson, ci dai 10 euro? Ma tu sei già sabato. E poi no, non ce li ho 10 euro. No, veramente non ce li ho 10 euro. Adesso sono veramente povero. Deve arrivarmi il pagamento di Twitch per stare tranquillo almeno un mese, perché io con i soldi di Twitch ci campo un mese. Voi dite, ma che lavoro fai? Non mi serve nessun altro lavoro, Twitch mi paga. E con il reddito di cittadinanza poi vado in pari. No, scherzo, scherzo, non ho il reddito di cittadinanza. Non ho il redditus, ragazzi. Nessun redditus. Reddito di cittadinanza e si go... No, era una brutta cheat, che non c'entra assolutamente niente. Ok. La cremosità ce l'abbiamo. E ora andiamo a buttarci dentro il tofu pazzo. Il tofu matto. Il tofu pazzo sgravato. E andiamo a girare bene. Sapete che secondo me è una cagata colossale questa pasta, però la soddisfazione di aver fatto una carbonazia. Cos'è c'è, Moga? Ma chi deve essere? Tuo padre, ma mio padre fa. Ah, è pronto. Ho aperto, dai. È pronto? Sì, è pronto. Alex, cos'è una coppia vegetariana? Vicchio, ma non hai capito un cazzo tu. Allora non vado in bagno. No, è pronto. Cosa dovevi fare in bagno? La cacconis? No. Doveva fare la caccona, ragazzi! Doveva fare la caccona, Chiara! Mizzica! E non la farai adesso, perché c'è pronto. Ragazzi, è il momento della verità. Eccola qui. Eccola qui, la carbonara vegetariana. Prendiamo un po' di... una pennettina con l'uovo e tutto, bella morbida. E prendiamo un pezzettino di tofu. Proviamo ad assaggiare, vediamo un po'. Vediamo un po'. Facciamo un test, dai. Cosa c'è, Susa? Madonna, non riesco a prenderlo, ok. Susa. Ragazzi, non è forte. Forte, però sa di quello, praticamente. Susa. Non è... così buona, devo dire la verità, non è così buona come la carbonara normale, ma molto molto buona e soddisfacente. Cosa c'è, amore? Cosa fai a si appisci? Cosa c'è? Non si vedi? No che non ti si vede, ovviamente. Vuoi assaggiare? Ragazzi, reaction di Chiara, che è la vegetarian, che prima, per la prima volta mangerà... Ma sei una vegetariana? Sei pescetariana. Sono pescetariana. La lula lulila la lila lila lila. Madonna mia, sta pasta fa veramente vomitare. Si è tutta rotta. Tutto rotto? No. Non ti si vede, vai. Oh. C'è una forchetta lì. Cosa ne pensi? Non ti piace, amore? Ti fa vomitare? Ti fa schifo archezzo? Non mi piace molto. Non ti piace molto? Cos'è che non ti piace? Non lo so. Vabbè, niente ragazzi. È stato un flop totale. Ho salato. Ho salato? Sembra carbonara. Che significa sembra carbonara? Hai fatto la carbonara vegetariana? Simile. A me piace la carbonara, a me piace la pasta con l'uovo. Non è che non sia pasta all'uovo. Che senso? La pasta con l'uovo non mi piace, ma... Che senso pasta all'uovo? La pasta fresca, tipo. Ah. Lo sai che non mi piace la pasta all'uovo? Lo so, ma era praticamente tutto formaggio, non era uovo. Vabbè, comunque non è male, però non mi fa impazzire. Vabbè. Ragazzi, è andata così. A me piace Jetson, non ti preoccupare. Grazie Luca. Ciao da Twitch, Macroman, chi sei tu? Vabbè ragazzi, vi saluto. Andiamo a mangiare
Ci vediamo stasera in live. Che ore si sono fatte? Le 21:23. Alle 22 più o meno attaccherò la live. Tempo di mangiare, mi metto al computer. Ci vediamo dopo su Twitch, ragazzi. Mi raccomando, eh. Ah, grande Firefox. Oddio, non riesco a staccare la streaming, ragazzi. Mi sa che staremo in streaming per sempre su Twitch. Su YouTube.